Allora, 23 RCR, mirabolanti avventure di CRC 32, andata e ritorno. Si può tornare indietro una volta fatto il CRC 32 per arrivare ai dati? Bene, vedremo. Questo talk nasce per un errore durante le mie analisi sul sistema di bigliettazione IMOB, perché credevo che il checksum dei dati finali fosse un CRC 32. In realtà era tutt'altro, ma comunque ho reversato l'algoritmo lo stesso. Allora, come si implementa CRC 32? Normalmente la implementazione più diffusa è quella table driving, cioè viene creata una tabella di dati e viene eseguito un algoritmo. Sostanzialmente quello che vedete qua a sinistra, wow, riesco a fare anche così, è il calcolo del CRC 32 classico, e questo è il polinomio di partenza diffuso. In XOR e Final XOR sono praticamente il valore iniziale del registro che ad ogni iterazione viene cambiato, e questo è dove entrano i byte. Non si può mettere un po' più a fuoco che non si legge una cippa? Fantastico. Allora, come vedete, il registro CRC32 successivo è pari al registro precedente shiftato a destra di 8, XOR, CRC table, e l'indice è dato dal registro XOR, il byte che entra, ovviamente con soltanto gli ultimi 8 bit, usando questo piccolo AND che ci aiuta. La tabella viene fatta, se ci arrivo, con questo calcolo qua in fondo, che praticamente prepara già i bit per tutte le divisioni e tutto il polinomio e la rete logica del CRC32. Precedente. Allora, la tabella è generata da questo algoritmo, e quindi se noi andiamo a vedere com'è fatta la tabella, sono 256 valori a 32 bit. Naturalmente, vediamo subito che in questa posizione qui, al 80, che poi sarebbe 128, tutti questi numeri sono in esadecimale, c'è proprio il polinomio, e poi è shiftato in tutte le situazioni successive. Allora, vediamo un attimo come è implementato e abbiamo capito come funziona. Adesso vediamo come si calcola, per esempio, il CRC32 della stringa epto. Allora, io innanzitutto prendo e associo al registro il valore in XOR, cioè tutti i bit a 1. Il primo byte è appunto 45. A questo punto che cosa faccio? Seguo la formula di conseguenza, shifto a destra e eseguo questo. Quindi 45, che è la mia lettera XOR, il registro che abbiamo qua, AND FF, che è questo qua, viene fuori BA, un valore qualsiasi. A questo punto lo metto, come vedete, nell'indice della tabella e mi vado a pescare quel valore lì, che è questo. Eseguo il passaggio successivo, che capisco appunto che questa roba qua, shifto a destra di 8, ottengo questo, faccio lo XOR e ottengo il mio registro CRC32 del primo byte. Reitero la cosa fino ad arrivare all'ultimo valore che mi salta fuori, perché poi la stringa è finita. Applico il Final XOR, cioè tutti i bit a 1, e ottengo il CRC32 della stringa epto. Detto questo, io mi sono domandato, ho capito come funziona l'algoritmo, ma io posso con qualcosa da questo tornare indietro? Certamente. Allora, vediamo un attimo come funziona. Se io faccio una formula inversa, però incappo in un piccolo problema. Esiste la possibilità di fare l'inversione della tabella del CRC? Dico, porca miseria, io ho la tabella, però anche se faccio l'inverso della tabella arrivo a questo, ma non ho comunque il byte precedente, e quindi comincio a grattarmi il capo e cercare di capire cosa succede. Allora osservo questa tabella CRC, la estraggo tutto e vedo che cosa succede. E se uno è attento si accorge di due cose fondamentali: che ogni volta il primo ottetto è sempre diverso per ogni elemento della tabella. L'altra cosa molto interessante di questa tabella è che io il registro lo ottengo con il registro precedente shiftato a destra di 8, XOR, un elemento qualsiasi della tabella, quindi ne consegue che il registro del CRC è pari a i primi due, cioè il primo ottetto è il primo ottetto della tabella del CRC32, e quindi la parte poi più a destra, gli ultimi 24 bit, è il resto.
Quindi quando io mi trovo di fronte al CRC32 la prima cosa che faccio è invertirlo, perché era l'ultimo passaggio che avevo fatto l'altra volta, e comincio a procedere al contrario e vado a vedermi proprio quel 26 là e dico: 26, dove lo vado a pescare? Eccolo qua, quello che inizia con 26, l'elemento, il 30° elemento in esadecimale della tabella, e quindi capisco che 26 sta a CRC table 30 ed è, guardate un po', 26 di 9, eccetera, tutto quanto il valore in questione. A questo punto io ho il problema che però qua a destra ho il registro precedente XOR byte in, e comunque ho un piccolo problema a ricevere il byte precedente dal registro precedente, perché vi dico, c'ho ancora R', che è il registro precedente XOR byte in, uguale a 30, d'accordo, ok, so che è uguale a 30, ma a che cosa devo fare l'XOR per tirare fuori il byte precedente? È un po' un problema. R' da dove lo tiro fuori? Beh, se non mi preoccupo del problema, scoprirò che ad ogni iterazione R' sarà sempre più piccolo per poi arrivare a zero. E per quello che riguarda il byte in, ogni volta che farò XOR salterà sempre fuori fino a venire fuori proprio byte in. Quindi in realtà si farà XOR da solo con la rete logica. E quindi come lo calcolo? Io ho messo questo come pre-XOR per dividerlo un attimino, ho già scoperto questo elemento qua, e a questo punto che cosa faccio? Applico la forma inversa, e cioè questo elemento qui è uguale semplicemente al registro CRC XOR, quello che ho trovato nella tabella. Quindi mi esce fuori un valore qualsiasi, il quale sarà shiftato di 8 dall'altra parte, e ne verrà fatto l'XOR col table index, cioè con l'indice della tabella che avevo trovato prima. In questo modo ottengo il passaggio del CRC32 precedente e sto tornando indietro. E quindi se lo faccio, tornando indietro, faccio tutte le iterazioni finché finisce la mia stringa. Alla fine, ovviamente, c'è qualche cosa che mi sta ancora disturbando, che è l'XOR, cioè l'XOR iniziale. Lo rieseguo e ottengo qualcosa di molto familiare, ma ricordiamoci che stiamo facendo i passaggi all'indietro, quindi io sto elaborando in realtà una stringa al contrario. E per ritornare al messaggio originario è sufficiente invertire l'ordine dei byte e ritieni la tua stringa originale. E così dal CRC32 siamo riusciti a tornare al dato originale. Quindi abbiamo capito che grazie a questa formula è possibile da un CRC32 tornare indietro alla stringa che lo ha generato, però solo con stringhe di 4 byte, perché ovviamente poi ci sono le collisioni. E per le stringhe più piccole aggiungi degli 0 alla fine e poi li togli, così le trovi. Le collisioni. Come trovo la collisione di Pippo? Beh, è una situazione molto semplice. Faccio il CRC32 di Pippo, eseguo l'algoritmo che abbiamo appena scoperto, tira fuori un elemento e il CRC32 di quell'elemento è, guarda caso, lo stesso CRC32 di Pippo, perché tornando indietro ovviamente era lunga di 5 byte, quindi ci sarà una collisione e io trovo l'elemento originale, che in questo caso era qualcosa che è una collisione. Esiste un CRC32 identico alla stringa che lo ha generato? Sì. Ed è il CRC32 di tutti i bit a 1. È un caso particolare perché proprio nell'ultima parte della tabella, se andiamo a reiterare il ciclo del CRC32, farà sempre tutti i bit a 1, sempre 8 bit in meno, fino ad arrivare a 0. E quando farò file XOR avremo un CRC32 che è uguale al dato che le abbiamo messo dentro. Ma se tutti questi bit a 1 portano il CRC32 a 0, si può fare anche con altre sequenze? Certamente. Esiste sempre una situazione per cui se io prendo il CRC32 di una stringa concatenato a l'inversione del CRC32 della stringa stessa e metti 4 byte dentro, il CRC32 sarà sempre tutti bit a 1. Ma ce n'è un altro ancora più divertente. Se tolgo questo, allora uno dice: cosa succede? Va tutto a 0? Non esattamente. Viene fuori sempre un valore, diciamo per così dire, magico, che non è altro che il CRC32 di tutti i bit a 0.
Quindi da una funzione CRC32 posso scoprire, perché appunto riesco a reversare l'algoritmo, anche tutta la tabella CRC, e cioè come faccio? Metto semplicemente tutti i bit a 1 e concateno un byte qualsiasi, quindi succede che il registro va a 0 e il primo byte che trovo è 0 nell'algoritmo CRC32, cioè 0, sort 0, ed è proprio CRC table, quindi l'elemento salta fuori direttamente dalla tabella. Quindi se a me capita di avere a disposizione la possibilità di iniettare dati in CRC32 e voglio sapere per esempio il seme, non faccio altro che andarmi a prendere la magica stringa con 80 alla fine e scopro qual era il fantomatico polinomio di partenza. E per il momento questo è tutto. C'è soltanto da aggiungere che, visto e considerato che se io prendo nella tabella CRC32 un elemento, quello che corrisponde all'elemento 1 e quello che corrisponde all'elemento 2, faccio l'OXOR dei due dati risultanti, ottengo il valore nella tabella CRC32 dell'OXOR degli indici, cioè direttamente correlata. Se definisco adesso una funzione tale che ci sia il CRC32 con il registro precedente e i dati che io gli do, grazie a questa proprietà molto semplice, considerando il vecchio sistema partendo con tutti i bit a 1, ottengo che il CRC32 di qualcosa l'avrei calcolato in questo modo. Però esistono delle proprietà interessanti, e cioè che partendo da un registro R1 e un dato A1, faccio il CRC32, il risultato lo faccio di XOR alla stessa cosa con un altro registro e un altro dato, ottengo la stessa cosa che facendo l'OXOR dei due registri tra di loro e dei dati e facendoli il CRC32. E grazie a questo elemento qua si può calcolare una tabella con questo algoritmo che qua non si vede di CRC32 inverso. Questa è molto utile perché, io ho finito le slide, si può ad un certo punto prendere un insieme di dati, scegliere un punto qualsiasi e stabilire: io cambio il CRC32 di questi dati, voglio che questi dati abbiano quel CRC32 modificando qui. E quindi come si procede? Si fa il CRC32 dei dati fino al punto desiderato e si mette su quei 4 byte il CRC32. A questo punto, se io seguo il registro fino a lì, arrivo a quel punto e il CRC32 è 0. Parto dalla fine facendo l'operazione di CRC32 inverso con il numero che io voglio come checksum, torno indietro fino ad includere quella sequenza. Sostituisco in quei 4 byte il mio registro CRC32 e magicamente ottengo una stringa di qualunque tipo con 4 byte modificati che ha il CRC32 che io desidero. E questo è tutto. Non vi dico la quantità di vaneggi che ho dovuto fare per scoprire queste cose qua, insomma. Non so perché. Ah, sì. Bom. Ma inizialmente mi sono andato a reversare l'algoritmo e quindi poi ho dovuto andarmi a vedere tutti i funzionamenti del caso. Dopodiché, avendo scoperto un po' come funzionava, sono andato a vedere qualche formula che c'era in giro e qualche principio, e la cosa veramente divertente è che avevo scoperto alcune cose che esistevano già e alcune cose nuove, come tornare indietro dal CRC32 ai dati e scoprire il seme e le ultime cose, a parte quella di cambiare i dati in mezzo al CRC32. Altre domande? C'è il programmino già fatto? C'è il programmino già fatto che... C'è il programmino già fatto che metterò sull'FTP dell'ESC in un linguaggio abbastanza morto come Visual Basic, però lo tradurrò in Java così è più utilizzabile. E poi volevo fare una comunicazione di servizio. Se avremo fortuna, più tardi verrà un nostro amico con un trasformatore da 15.000 volt e ci aiuterà a sovralimentare un iPhone a livelli incredibili per vedere come si comporta l'iPhone con tensioni di 15.000 volt e vedremo quale sarà l'esito dell'esperimento. E questo direi. 2002 non ti bastano per ora? Eh?
può essere interessante. Ce l'ho qua in Panda, se vuoi. Dove? Qua, in Panda. In Panda? Sì. Fantastico. E io che pensavo di portarli in un cassetto. Comunque sì, volentieri d'accordo. Magari facciamo tutte e due le prove, così vediamo come se la cava. Se sta in aria, possono essere in serie, lo no, guarda, uno è utilizzato, credo, con un trasformatore di un'insegna da 15.000. E l'altro suo, chiedi a lui informazioni. Il mio esce da un forno microonde. Fantastico. Non hai ancora il forno microonde, così magari... Che però peccato. Il trasformatore e il generatore d'onda ovviamente sono... Fantastico, fantastico. Vabbè, dai, allora potremmo scartare l'ipotesi di fare una ricetta con l'iPhone al microonde e la maionese, però sicuramente di farlo andare a 2000 volte tranquillamente. Vabbè, io sarò baracca.